disciplina del kitesurf, che viene considerata una disciplina velica, e dove praticamente abbiamo un aquilone in aria connesso al nostro corpo attraverso il trapezio che indossiamo e la barra che ci connette. Abbiamo inoltre la tavola con il foil, che è fatto di carbonio alto un metro, che ci permette di sorvolare sopra l'acqua. A terra ci alleniamo 6 volte su 7, mentre in acqua cerchiamo di uscire in acqua il più possibile quando ci sono le condizioni, quindi condizioni permettendo, e soprattutto deve esserci le giuste logistiche, quindi abbiamo bisogno di una spiaggia per uscire, per alzare la vela, quindi determinate condizioni. Cerchiamo di uscire sempre il più possibile, ci alleniamo spesso tutto l'inverno a Cagliari, in Sardegna, e poi ci alleniamo nei vari posti dove sono le gare. A proposito di competizioni, sei sulla strada verso Parigi 2024? Sì, l'obiettivo è quello, questo è l'obiettivo, il sogno anche, il sogno olimpico. Noi ci stiamo provando con tutta la squadra, stiamo dando il massimo con tutti gli allenamenti e tutta l'equipe di persone che ci stanno seguendo, e quindi sì, l'obiettivo è lì, ora bisogna solo arrivarci. Ecco, quello è l'obiettivo sicuramente più importante della carriera di un atleta. Ce n'è un altro che raggiungi questa sera, che è il premio con tutti i voti ricevuti. Sì, sono contentissima di aver ricevuto, appena ho ricevuto la notizia ero veramente estasiata. Vorrei proprio ringraziare tutti quelli che mi hanno votato, perché non me l'aspettavo, devo dire, e sono veramente felice di questo premio.